Buongiorno ragazzi, ore 8:45, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Episodio 147, vi ricordo di votare questo podcast, se vi piace, se lo ascoltate e se non lo state ascoltando non votatelo perché non sentirete queste frasi. Quindi, bene, andiamo a iniziare l'episodio di oggi, che è giovedì. Allora, oggi parliamo del diventare ricchi, perché è quello che vogliamo fare, me lo voglio fare. Penso che anche voi, nella vostra idea di vita futura, pensiate di diventare ricchi, o quantomeno di avere una rendita che vi consenta di fare quello che volete della vostra vita, del tempo libero, avendo molto tempo libero a disposizione. Quindi dice, consideriamo ricchezza anche se non è avere miliardi, ma è avere abbastanza soldi per vivere la vita che si vuole e avere un sacco di tempo libero. Ieri ho sentito l'episodio del podcast di Affari Miei, se volete andare ad ascoltarvelo, si chiama Come ho guadagnato 10.000 euro nella mia cameretta, una cosa del genere, insomma è uno degli ultimi. E oggi è giusto per darvi un'idea di cosa andare a cercare, il 5 marzo, quindi sarà del 4 o il 3 marzo. E è interessante, uno dei più interessanti che abbia ascoltato suoi negli ultimi tempi, perché parla di come ce l'ha fatta. Quindi è una cosa che molti, cioè almeno io, mi chiedo sempre, dico ok, adesso sei là, però appunto quello è il capitolo 20 della tua vita, sono il capitolo 2. Com'eri tu al tuo capitolo 2 della vita, per capire come organizzarmi, come riflettere un po', che decisioni prendere anche. E quindi è stato interessante che lui ne abbia parlato. E vabbè, a parte, vi lascio l'ascolto, che è una molto piacevole, quindi ve lo ascoltate senza problemi se non l'avete già fatto. E parla di, appunto, di come è partito, ha iniziato a scrivere perché gli piaceva scrivere, ha iniziato a guadagnare dei soldi scrivendo per altri, dopodiché ha detto, sai cosa, io i soldi li voglio guadagnare scrivendo per conto mio, e ha iniziato a scrivere per conto suo, quindi ha fondato il blog affarimiei.biz e da là ha iniziato a fare i guadagni grazie alle pubblicità. Scriveva cercando gli argomenti più ricercati del momento. Alla sua epoca c'era, 3-4 anni fa, anche 5-6 anni fa, c'era l'argomento delle pensioni molto in voga, quindi lui scriveva molto riguardo a quello, aveva un sacco di visite, le pubblicità pagavano un sacco, quindi ha guadagnato questi 10.000 euro e oltre in relativamente poco tempo, stiamo sempre parlando di anni, credo. Non lo specifica, mi sa, però effettivamente dice di essere riuscito ad andare a vivere da solo con questi soldi, quindi forse proprio di anni non stiamo parlando, ma insomma in un tempo relativamente lungo, non stiamo parlando di 10.000 euro in un mese, ecco, questo è stato il metro di guadagno. Sì, ovviamente il metro di guadagno è una frase assolutamente senza senso, sconnessa con tutto il resto. L'ho buttata là, spero che voi la riusciate a interpretare, nel senso per darvi un'idea di quanto e in quanto abbia guadagnato, quanto e in quanto sì, abbia guadagnato. E ok, allora tu dici, vabbè, sto qua scritto, è bello, interessante. Sì, lo è. E qua tiro in ballo un capitolo sempre interessante del libro Unscripted, che sto continuando a leggere più lentamente di quanto vorrei, lo so, Pepe lo dico sempre, però l'importante è non mollare mai, quindi 5-6 pagine al giorno cerchiamo di leggerle e prima o poi arriveremo alla fine. Diceva che, come commenti al suo primo libro, la gente si lamentava del fatto che lui non dicesse determinati processi. Ad esempio, come si è riuscito a passare dall'avere pochi mila iscritti al suo sito ad avere parecchie centinaia di migliaia di iscritti. E lui dice, sì, ok, nel senso, l'ho fatto facendo pubblicità su queste piattaforme, cita delle piattaforme di ricerca che ormai non esistono più, che sono chiuse, e dice, quindi non ha senso che io ve lo spieghi, perché questi tipi di processi diventano obsoleti nell'era di internet in pochi anni, quindi anche se io vi dico ho fatto questo, voi non potete più farlo, quindi quello che dovete
che dovete prendere dal mio libro è il ragionare su cosa, fare, come agire, come trovare dei problemi da risolvere e come sfruttarli a vostro favore. Questa è un po' la cosa interessante del podcast di Affari Miei, perché spiega appunto che i suoi ragionamenti, più che dire ho scritto su questa piattaforma per avere dei soldi, dove tra l'altro dice che guadagnava fino a 40 euro articolo. Appunto, adesso arrivare a guadagnare 40 euro articolo scrivendo degli articoli in ambito economico, finanziario, eccetera, è credo un'utopia. Come guadagnare le migliaia di euro con la pubblicità di Google in poco tempo, perché secondo me, e non secondo me, secondo la realtà dei fatti, più persone si buttano su un settore, più si annacquano i pagamenti. Chiaramente lui è riuscito a buttarsi quando, non dico era agli albori, però quando era poco usato, quindi è riuscito a trarre un bel profitto da tutto ciò. Io sono entrato tardi, ma non mi lamento, so che la sua strada non sarà la mia di sicuro, però so che i suoi ragionamenti sono senza tempo, come lo saranno i miei fra 10 anni. Uno riascolterà questo podcast e dirà: sto qua faceva pubblicità su Facebook, ma adesso Facebook non esiste più, e come faccio? E come fai? Ti inventi dove va la gente e te paghi per avere i tuoi post e i tuoi articoli messi in evidenza. Quindi l'idea è quella. Oppure questo qua chiedeva le mail, adesso le mail non esistono più, perché fra 20 anni ci sarà, che ne so, il flash mentale mandato al cervello direttamente. Vabbè, devi prenderti lì del cervello della persona che ti interessa, quindi tutto cambia. Ma in realtà, come diceva Ian Aplinsky, non so, questa citazione particolare, più le cose cambiano più restano le stesse. Citazione da Fuga da New York o Fuga da Los Angeles, uno dei due, o forse su entrambi. Comunque questo è quanto, ragazzi, quindi non dobbiamo preoccuparci se quello che fanno gli altri, che dicono di aver fatto gli altri, non sia più fattibile o sia comunque molto inflazionato, perché noi dobbiamo sempre guardare avanti prendendo spunto da quello che hanno fatto i nostri predecessori o comunque chi ce l'ha fatta, perché i ragionamenti, la motivazione, eccetera, sono sempre d'attualità, quelli non cambiano mai. Un altro esempio al volo che vi faccio sulle cose che funzionano adesso e fra un mese non funzioneranno più è il fatto di modificare un'immagine aggiungendo il 30% di saturazione, perché come è stato detto da merenda, ma avevo già anche letto in qualche altro articolo, se tu aggiungi il 30% di saturazione a un'immagine, è stato notato che le persone si fermano più spesso su quelle immagini perché risalta molto di più. Quindi il consiglio che danno tutti è aggiungere il 30% di saturazione sull'immagine dei post o dei post affiliati, eccetera. Cosa succederà? Ovviamente che da adesso ho già iniziato a provare un po' di fastidio, perché adesso ovviamente i geni iniziano a mettere il 30% di saturazione in più, quindi il feed di Facebook inizierà a essere una cosa di immagini sparaflescianti con colori superfluo che vaffanculo. Ovvio che all'inizio ti fermi, però quando inizieranno a usarlo tutti sarà il nuovo standard e non se lo inculerà più nessuno. Quindi fra un mese direte: vabbè, uso il 30% di saturazione, lo fanno tutti, non ho incrementi. Per forza non ho incrementi, adesso è il momento in cui anzi forse è già passato il momento migliore per farlo, perché alla fine o lo inventi sta cosa o segui, ma se segui sei uno dei tanti che segue, quindi non avrai molto 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 successo in quello che fai.